Euroregione News. Ebola non spaventa il Friuli Venezia Giulia. Alla luce dei flussi migratori a cui anche la nostra regione è soggetta, chiedo alla Presidente Serracchiani di attivarsi affinché siano garantite le condizioni per offrire il maggior grado di sicurezza ai cittadini del Friuli Venezia Giulia. Questo è il contenuto di un'interrogazione presentata dal consigliere regionale di Forza Italia Roberto Novelli sul virus Ebola. Regione a rischio, risponde il direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale di Udine, Matteo Bassetti. Io direi che il rischio mi pare assolutamente molto lontano e comunque il consigliere regionale si documenti, perché la regione è stata la prima in Italia ad attivarsi, per cui sono da oltre 3 mesi che noi abbiamo un documento fatto di grande livello che ci sta imitando tutta l'Italia. Oltre a non esserci problema, siamo anche i migliori, i meglio attrezzati in questo momento in Italia, a mio parere. Rischio remoto dunque? Il rischio che arrivi nel nostro paese è veramente molto molto lontano. È un'infezione che nel momento in cui si mettono in pratica dei presidi igienico-sanitari adeguati si limita molto facilmente. Purtroppo questo non è facile da farsi nei paesi colpiti, perché l'epidemia sta riguardando fondamentalmente delle tribù. Io direi che per quanto riguarda le nostre latitudini siamo perfettamente attrezzati in Italia e soprattutto in Friuli Venezia Giulia, con un'organizzazione regionale che è partita dal mese di aprile, per cui direi che possiamo tranquillizzare tutti. Avete ascoltato Euroregione News.